Cyber News. Le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da Cronache Digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo, benvenuti alla puntata numero 37 di Cronache Digitali, dove vi racconto cosa succede nel mondo del cybercrime, spero in modo semplice, per cercare di essere più consapevoli sui temi della cyber security. Io sono sempre Marco Govoni, vi ricordo il mio blog sul quale potete trovare tutti i post di Cronache Digitali, che è marcogovoni.it, e sul quale potete anche contattarmi. Bene, iniziamo subito, perché anche questa settimana, purtroppo o per fortuna, abbiamo parecchie notizie interessanti da approfondire. Iniziamo subito con gli scontri tra le gang di cybercriminali. Revil attacca i propri affiliati. Questo è un tema che abbiamo toccato anche la puntata scorsa di Cronache Digitali, e vediamo adesso di approfondirlo velocemente. Revil, come sappiamo, è una delle gang criminali più attive e famose nel mondo del cybercrime, famosa tra virgolette ovviamente, ma anche per aver colpito soprattutto target di altissimo livello, ad esempio tra gli ultimi ricordo Kaseya e JBS Foods, ma sono tantissimi altre le vittime cadute sotto gli attacchi di Revil. Di matrice russa, abbiamo visto, come dicevo la settimana scorsa, come il gruppo di cybercriminali sembra sia tornato in attività dopo la scomparsa dal dark web, o comunque dal web, nel mese di luglio. Revil sappiamo che opera con una piattaforma di RAS, come viene chiamata, ovvero Ransomware as a Service, RAAS. In pratica mette a disposizione dei propri affiliati un servizio completo di ransomware per attaccare un bersaglio. Fornisce quindi il malware, il customer care per la negoziazione, il supporto in tempo reale e la piattaforma di pagamento del riscatto in Bitcoin, ovvero tutto quanto è necessario per portare a termine un attacco ransomware. E con questa modalità quindi è possibile praticamente per chiunque, anche senza una particolare esperienza, pianificare un attacco informatico. È sufficiente infatti chiedere di diventare un affiliato, pagare la propria quota di affiliazione e ricevere il kit per iniziare l'attività commerciale. Questo servizio, ormai largamente diffuso nel mondo del cybercrime, ha ampliato, come potete immaginare, il numero degli attacchi in maniera esponenziale. La notizia, riportata da Bleeping Computer pochi giorni fa, porta alla luce come Revil sembra abbia inserito una backdoor nei kit dei propri affiliati, che gli permette in sostanza di intercettare le comunicazioni con le vittime, sostituendosi di fatto a loro. Seguitemi bene. La prova è stata pubblicata su un forum del dark web. In sostanza, con questo sistema, una volta che l'affiliato ha portato a termine l'attacco, inizia la fase di negoziazione con la vittima per estorcere il denaro per pagare, per far sì che la vittima ottenga la chiave per decryptare i file, Revil riuscirebbe a creare una chat gemella, gestendo così in prima persona la trattativa ed incassando direttamente l'ammontare del riscatto, lasciando così l'affiliato a bocca asciutta. In sostanza frega l'affiliato in tutto e per tutto, si sostituisce lui nel momento in cui deve ricevere i soldi del riscatto. Questo comportamento porta alla luce come nel mondo del cybercrime sia sempre più simile a quello reale. Lotte e scontri tra gang criminali che non risparmiano colpi bassi pur di incrementare il loro fatturato illegale. Tutto questo si riflette, ricordiamoci sempre, sulle vittime che rischiano così di perdere irrimediabilmente i loro dati. La soluzione, ricordiamoci, è sempre la stessa: cercare di attuare quanto possibile in termini di difesa e protezione, soprattutto nelle nostre aziende, grandi o piccole che siano. Andiamo avanti, telefoni cinesi pericolosi, forse, vediamo cosa è successo. Il ministro della difesa in Lituania ha invitato la popolazione nel non utilizzare alcuni smartphone cinesi, in particolare quelli costruiti dal colosso Xiaomi. Sembra infatti che in un report interno alla nazione abbia messo in evidenza come il modello MI10T 5G sia in grado di rilevare e bloccare parole come Free Tibet o Movimento Democratico. Viene evidenziato inoltre come il browser preinstallato sullo smartphone riceva periodicamente delle liste di parole da bannare. Quindi l'analisi del National Cyber Security Center lituano descrive come il telefono abbia questa funzionalità di analisi e blocco nel proprio sistema operativo, ma che allo stesso tempo sia disabilitata nei modelli venduti in Europa.
Cioè, si tratta in sostanza di un content filter, come viene chiamato, ovvero un filtro che agisce sui contenuti del telefono. Un'arma a doppio taglio, perché è molto utile per prevenire la visualizzazione o la gestione di informazioni pericolose, pensiamo ad esempio di immagini di sesso esplicito su dispositivi in mano ai minori, ma che può essere usata da organizzazioni governative che vogliono controllare o comunque censurare alcuni tipi di conversazioni. Questo annuncio comunque c'è da dire che avviene in un momento dove le relazioni tra Lituania e Cina sono molto tese, tant'è che ad esempio l'ambasciatore cinese in Lituania è stato richiamato nel proprio paese di origine. Quindi aspettiamo per approfondire questa vicenda, che comunque porta alla luce aspetti interessanti sui sistemi operativi dei telefoni. Andiamo avanti, parliamo di un tema che probabilmente interesserà molti, ovvero i siti WordPress a rischio attacco informatico. Che cosa fare? WordPress è un sistema di gestione dei contenuti, un CMS, che è utilizzato per creare siti web. Immagino che molti di voi lo conoscono o lo utilizzano, è il numero uno al mondo. Le statistiche ci dicono che più del 35% dei siti web sono costruiti con questa tecnologia. È flessibile, è relativamente economico, ci permette di creare siti, blog, e-commerce di qualsiasi tipo. La notizia, intendiamoci, non è nuova, anzi, sembra che un nuovo malware di nome KPI, di origine presumibilmente russa, possa attaccare siti web affetti da alcune vulnerabilità. I criminali informatici che cosa fanno? Iniziano innanzitutto spesso con sistemi automatizzati a scansionare il web alla ricerca di siti WordPress che presentino tali vulnerabilità, per poi procedere con l'installazione del malware. Questa notizia porta alla luce un problema molto diffuso, purtroppo, da chi ha siti in WordPress, ma non solo, intendiamoci, ovvero quello relativo agli aggiornamenti. Quando sono riscontrate delle vulnerabilità su alcuni componenti di WordPress, soprattutto nei cosiddetti plugin, che non sono altro che dei moduli aggiuntivi che deputati a svolgere determinate funzioni, tipo creare banner oppure moduli per newsletter, vengono rilasciati sempre gli aggiornamenti che hanno l'obiettivo di eliminare tale problematica. Il problema però è che spesso il titolare di un sito WordPress, per qualche motivo, non effettua l'aggiornamento delle componenti che presentano il problema. Perché non lo fa? Beh, potrebbe non essere al corrente della problematica, oppure non avere il tempo di installare l'aggiornamento, oppure, peggio ancora, l'aggiornamento potrebbe non essere compatibile con qualche altro modulo del sito e di conseguenza l'installazione diventa complicata. Tutto questo mette a rischio il sito web, che risulterà quindi vulnerabile. Che cosa fare in questi casi? Tre veloci suggerimenti pratici. Fate controllare il vostro sito WordPress, ma non solo, ripeto, con una analisi delle vulnerabilità per capire se ci sono problemi. Affidatevi a un professionista o a una società che tenga aggiornato il sito e demandate loro questa attività, con probabilmente anche le conseguenti responsabilità. Cercate di utilizzare, per quello che riguarda WordPress, plugin conosciuti, aggiornati di frequente, leggete sempre le recensioni di chi li sta utilizzando. Andiamo avanti e passiamo a VoiceCenter. VoiceCenter è un operatore telefonico cloud israeliano, fornisce servizi soprattutto per le aziende di centralino virtuale. Negli ultimi mesi molte sono le aziende, anche in Italia, diciamo, fa parte anche del mio lavoro, quindi conosco molto bene questo tema, sono molte le aziende che hanno adottato soluzioni di virtualizzazione di centralini, in quanto permettono di usufruire della propria postazione di lavoro anche da remoto. È l'ideale per lo smart working. Vediamo cosa è successo però in questo caso. Un gruppo di cybercriminali chiamato Deus ha annunciato di aver esfiltrato dai server dell'azienda israeliana una ingente quantità di informazioni, in particolare 15 terabyte di dati relativi a 8.000 clienti dell'operatore telefonico VoiceCenter israeliano. Tra i dati che ha minacciato di pubblicare, il gruppo criminale afferma di avere video delle webcam, addirittura documenti di identità, messaggi mail e WhatsApp. Sì, già, perché... qualcuno magari si può chiedere, ma cosa c'entrano i messaggi di WhatsApp? Di norma, ricordiamoci che queste piattaforme permettono di leggere i media e i messaggi anche da altre fonti interne all'azienda e in qualche modo aggregarli. È una grande comodità, ma che ovviamente, se finisce in mano a criminali informatici, può diventare un pericolo enorme. Quindi il consiglio è massima attenzione alle soluzioni di Unified Communication, così come vengono chiamate, perché è necessario affidarsi sempre a un partner che abbia competenze specifiche nel campo della sicurezza. Evitiamo di fare, diciamo, soluzioni fai da te. Chiudiamo con una bella notizia. L'Europol arresta più di 100 persone legate al mondo del cybercrime. È una bella notizia in quanto l'Europol, affiancato in particolare degli organi di polizia italiani e spagnoli, ha colpito una gang ransomware, sembra affiliata addirittura alla mafia italiana. Sembra che i cybercriminali abbiano generato più di 10 milioni di euro di attività illegali utilizzando internet.
Le tecniche informatiche illecite utilizzate riguardavano in particolare, udite, siti di phishing, SMS swapping, business email compromise, che sono cose delle quali parliamo sempre su Cronache Digitali. Sono tre delle modalità più pericolose e usate nel mondo del cybercrime. L'indagine ha portato all'arresto di 106 persone tra Tenerife, Torino e Isernia, oltre al recupero di molte carte di credito clonate, credenziali di accesso a conti correnti e strumenti elettronici per accessi non autorizzati. Le autorità hanno anche riportato un particolare, a mio avviso, importante. La struttura dell'organizzazione era di tipo piramidale, con ruoli ben precisi, collegamenti con la Camorra e la Sacra Corona Unita. La polizia italiana, inoltre, ha sottolineato come i criminal hacker avevano una esperienza molto alta, riuscendo a creare attacchi phishing e vishing molto sofisticati, sfruttando in maniera puntuale tecniche di social engineering. Ancora una volta, questa è l'ennesima riprova che i criminali informatici operano indistintamente. Non possiamo continuare a pensare che gli attacchi informatici siano qualcosa di relegato solo alle grandi aziende o ad enti governativi. Quindi massima attenzione e cerchiamo sempre di adottare le giuste norme di sicurezza. Bene, siamo giunti alla fine, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto, vi invito ad andare sul mio blog marcogovone.it, dove trovate tutte le puntate di Cronache Digitali. Se la puntata vi è piaciuta, condividetela, fatela sapere agli amici. Se non vi è piaciuta, scrivetemi, ditemi perché. Io sono sempre a vostra disposizione, mi trovate sia su Twitter che su LinkedIn che sul mio blog. Ciao, alla prossima.